Eccoci qua, come promesso ieri, la Hackfulness, la pratica guidata della mindfulness a modo mio. Sono Zio Hack di hacknews.net, il mio blog dove trovi le varie cose che faccio nei miei post. Cerca Zio Spazio HCK su Google. Prima trovi ovviamente i canali, quelli più grossi, chi mi ha intervistato, eccetera. Dopo trovi anche i miei siti. Ecco, cosa facciamo? Vi guiderò, ieri ho inciso l'introduzione, ti consiglio di ascoltarla anche, un po', anche se un po' lunghetta, magari anche pallosa per te, però è importante. Vi guido in questa pratica e useremo l'intenzione per creare quello che è la vera mindfulness, uno spazio aperto dove notare, ascoltare con consapevolezza, notare, accettazione completa, senza giudizio, di quello che è. In sorta, abbracciamo tutto quello che c'è dentro di noi senza voler cambiare nulla, lasciandolo andare che prosegua. Questo è importante perché molti insegnano mindfulness e continuano a tornare un'ancora o un respiro il coso e creano una pratica diversa. Noi faremo la vera mindfulness come dovrebbe essere, secondo me. Poi, se sei esperto di MBSR e tutte queste pratiche di mindfulness, confronta la mia pratica con quella dopo averla praticata per almeno una settimana e decidi. Ok, allora, quindi faremo non un rilassamento, ma faremo una pratica guidata dai colori che ho creato a suo tempo nell'Hack Relax. Se operi macchinari o se guidi, eccetera, non lo fare. Siediti, postura dignitosa, è il modo migliore per dire schiena dritta, occhi chiusi, chiudi gli occhi e cominciamo. Rosso, colore rosso associato al corpo. Quindi fai una veloce scansione del tuo corpo. Come un anello, un cerchio che ci passa attraverso, parte dall'alto e scende verso il basso con la tua velocità. E se noti tensioni, non le rilassare come dico nei rilassamenti. In questo caso vogliamo fare una cosa diversa. Semplicemente osservale. È inevitabile che poi cambieranno, te lo dico. Però non cercare di rilassare, non fare niente, non scappare. Se c'è una tensione, fermati lì e guardala con curiosità. Come se fosse un animaletto strano, nuovo, non lo so, qualcosa che ti affascina. E ripeti questo scansionando il tuo corpo. Se ovviamente la tua attenzione si ferma in un punto, lasciala in un punto. Se si muove in questo cerchio dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, come nei film di fantascienza vecchio stile, quando scorreva, va benissimo così. Non cercare di cambiare nulla di quello che noti. Notalo e basta. Questa è l'essenza della mindfulness, uno spazio aperto, senza giudizio, dove non vuoi cambiare niente, dove stai bene. Ecco, se vuoi, adesso porta la tua attenzione al tuo respiro. E anche qui fai del tuo meglio per non cambiarlo. Notalo e basta. Nota anche se cambi, ok? Che guardando qualcosa, di solito cambia e va bene così. Nota. Osserva le distinzioni nella tua attenzione. Nota cosa noti di più nel tuo respiro, se è il movimento del corpo, se è la posizione, se è in alto, se è in basso, se percepisci di più il flusso d'aria, i movimenti del corpo. Per qualche istante nel colore rosso, nota il tuo respiro. Chiaramente c'è un po' di guida nelle intenzioni. Normalmente dovresti chiudere gli occhi e notare quel che cade, ma sarebbe un po' noiosetta come pratica. Ecco, la noia è ok perché è proprio l'allenamento della mindfulness, ma in questo caso noi usiamo i colori. E rosso è il corpo, abbiamo scansionato il corpo, abbiamo osservato il respiro e ovviamente quando lo fai da solo puoi scegliere quale dei due e stare semplicemente in quel colore. Nel nostro caso passiamo all'arancione e quindi scegliamo con la nostra intenzione di notare il flusso delle emozioni. Anche qui, per l'amor del cielo, non ci fare nulla, non cercare di scappare, non cercare di cambiarle. Osservale per una volta, lascia che passino dentro di te. Stai lì a guardare curioso, è la noia, guarda com'è la noia, c'è la rabbia, guarda com'è la rabbia. Ci sono cose da cui vorresti scappare oppure che ti piacciono molto, attraenti, quasi lussuriose. Guardale, guardale, non farci nulla. Sii presente
aperto, senza giudizio. E per qualche istante ancora nel nostro arancione guarda il tuo flusso di emozioni. Dico flusso perché cambiano spesso, variano, si mischiano con le sensazioni del corpo, col rosso, vedremo dopo con i pensieri, il giallo, però stai lì, lascia che tutto vada come va, non interrompere, non tornare a fare altro, stai lì e osserva. Osserva le tue emozioni che accadono oppure che non accadono, che non c'è niente, va benissimo. E poi, perché dobbiamo andare avanti, non facciamo durare questa pratica 10 ore, non è il caso, giallo. Giallo è colore della mente per me, osserva il flusso dei suoi pensieri, semplicemente nota, sono più immagini e più dialogo interno, sono più sensazioni magari, cose che tornano al rosso nel corpo, sono più emozioni, cose che... quello che è, accetta tutto quello che è, lascia che... e non interromperlo, lascia che prosegua. Se vuoi tornare a qualcosa, torna ad osservare. Quella è la tua intenzione, tornare in quello spazio aperto dove notare, dove ascoltare con consapevolezza e accettazione completa, senza giudizio di quello che è. Abbraccia tutto quello che è con curiosità genuina, senza voler cambiare nulla e lasciando soprattutto, concetto importante, che prosegua, quindi non tornando a nient'altro se non l'osservatore interiore, l'osservazione. E quindi nel giallo continua a notare il pensiero che accade. E come al solito puoi anche mettere in pausa e starci lì un po' se ti piace. Noi intanto però passiamo a una cosa che quasi nessuno fa nella mindfulness e secondo me è fantastica, al verde. Al verde aggiungiamo a quest'idea del notare, dell'osservare, del percepire quello che accade spontaneamente dentro di te, nella tua percezione interna, non solo accettarlo senza giudizio, come ti ho detto, ma apprezzarlo, apprezzare quello che noti, gustartelo, come se fosse qualcosa di preziosissimo, come se fosse, sai, quei gelati con le foglie d'oro che paghi $1000. Ecco, ogni cosa che accade dentro di te, che normalmente ti provocherebbe magari anche repulsione, magari c'è una cosa che non vuoi, c'è della lussuria, c'è della rabbia, c'è della gelosia, c'è delle emozioni che dici no, queste non le voglio. Ecco, stai lì e gustatele, guarda cosa accade, come se tu avessi pagato decine di migliaia di euro per averle. Pensa a un robot che non può averle, pensa che dono hai tu che hai queste cose, questi pensieri, queste cose. Neanche l'intelligenza artificiale più potente al mondo pensa come pensi tu, quindi apprezzalo, notalo, nota te stesso dall'interno come se fosse qualcosa che hai pagato tantissimo, di preziosissimo, gustatelo. E questo è il verde, quindi non solo accettare, non solo notare, non solo non giudicare, ma apprezzare. Oh, ma adesso arriva veramente la novità che voglio aggiungere a questa pratica che tutti fanno, che poi sarai tu a decidere se è efficace o meno, il blu. E nel blu facciamo un passo oltre, aggiungiamo al notare mentre lo apprezzi, quindi mentre apprezzi quello che accade nei tuoi processi interni, non lo noti solo senza giudizio, ma lo apprezzi, te lo godi, mettici anche l'amare incondizionatamente quello che accade dentro di te. Perché dimmi un po', ma se non lo fai tu, chi è che lo deve fare? Ama quello che accade, sono i tuoi processi interni, è il tuo corpo, sono le tue emozioni, sono i tuoi pensieri, è il tuo apprezzamento, amala, l'apprezzamento, e ama incondizionatamente anche la tua parte che ama dentro di te. Ama tutto, ama anche le parti di te che hai rifiutato, abbracciale. Questo è l'abbraccio amorevole, abbracciare e portare nel proprio cuore, se non hai mai sentito questa mia tecnica, tutte le parti abbandonate, desolate di te, shadow work lo chiamavano, abbracciare anche il proprio lato oscuro, amati incondizionatamente. Tutto quello che accade, dovunque sia, attenzione, non interromperla, ma se vuoi fare adesso tornare a una pratica, rifocalizzati sull'amare quello che accade, non solo apprezzarlo, amarlo.
incondizionatamente. Ovviamente la prossima volta puoi rifare i colori e mettere subito apprezzamento e amore già dall'inizio, dal rosso e dall'arancione, eccetera. Ma adesso, dopo il blu, l'amore, passiamo all'argento. E qui nota, apprezza e ama anche le tue intenzioni, i tuoi desideri, quello che c'è dentro di pulsione verso il futuro, oltre che verso il passato, le tue memorie. Datti l'intenzione di notare, apprezzare e amare anche quello che vuoi, le tue intenzioni, i tuoi desideri, nota quali sono, se emergono, emergono, lasciali scorrere, se non emergono, emergono. Datti l'intenzione di essere intenzionale nel notare, apprezzare e amare le intenzioni. E infine, questo era l'argento, oro. Nota la parte di te che nota tutto questo. Diventa consapevole dell'osservatore interiore. Osserva l'osservatore interiore. Cioè, ai tempi, negli anni 70, Timothy Leary diceva che il futuro dell'umanità è SMILE, Space Migration, Life Extension, Intelligence Square. Intelligenza al quadrato vuol dire tu che osservi te stesso, l'osservatore interiore consapevole di se stesso, dell'osservatore interiore. L'unica metafisica che ha senso, secondo me, è quella che tu sperimenti. Agli altri sono tutti credenze e atti di fede. Quello che tu vivi è quello che è reale per te. Diventa consapevole di quello che stai vivendo dentro di te e di chi lo osserva. Questa è la mia versione della mindfulness. Quindi, siccome la mindfulness è uno stato in cui uno è un po' più sveglio in realtà, non dovrebbe andare in trance, ma dovrebbe essere più sveglio, apri gli occhi, esci, portando con te tutta questa capacità di notare, osservare, ascoltare, non solo dentro di te, ma nel mondo, cose nuove. E se ti è piaciuto, metti il like, seguimi con la campanella e soprattutto metti un commento, racconta la tua esperienza, confrontalo con altre pratiche. Ripeto, se c'è qualcuno che pensi sia meglio, scrivimi in privato e lo vado a vedere, altrimenti... se hai avuto altre esperienze di MBSR, training, eccetera, se sono psicologo, psicoterapeuta, eccetera, eccetera, dimmi cosa ne pensi di questa pratica. Sentiti libero, libera di usarla nella tua professione. Puoi usare la mia registrazione, puoi farti la tua. Se mi citi è meglio, sei una persona onesta e corretta. Se non lo fai, rimarrò nel mio spazio comunque di apprezzarti e darti amore incondizionato nel meglio che posso fare. Come sempre facciamo del nostro meglio. C'è un gruppo Telegram, cerca Zio H, 4 lettere, Zio Hotel, tutto attaccato su Telegram, o Migliorati, lì trovi risposte a centinaia di domande in audio. E fai un'opera di bene, condividi questo rilassamento con i tuoi amici che possono averne bisogno, con la tua community, puoi metti il link, fai del bene a più persone che puoi se vuoi migliorare la tua vita. Questo, lo ripeto, è il vero segreto, non quelle puttanate che sento sulla legge dell'attrazione, che immaginando, al massimo puoi notare di più le cose immaginando, ma poi c'è anche del lavoro da fare. Prova anche il mio Ec Relax, tutto attaccato, relax, rilassamento, Ec, HACK, il mio nickname, del 98, lo trovi sui miei canali, sui podcast, eccetera, ce ne sono tante varianti, e trova quello che funziona meglio per te. Ti ripeto, questo doveva essere per i miei clienti, ho deciso di regalarlo, se ti è piaciuto, bene, se non ti è piaciuto, era comunque gratis, mi spiace di averti fatto perdere questo tempo, però se ti è piaciuto, ripetilo, una sola volta non basta, idealmente almeno no, una volta al giorno basta, una volta al giorno per una settimana. Se hai delle tecniche che funzionano meglio per te, ottimo, continua con le tue tecniche, e se lo faccio per te, ottimo, continua la tua ricerca verso la formazione adatta a te e che ti meriti. In tutti i casi un grosso abbraccio dallo Zio H di ecnews.net, il mio blog,
Mi trovi su tutti i canali social, cercami, aggiungimi, ogni canale ha i suoi contenuti diversi di solito ed esclusivi, alcuni sono ripetuti, puoi sceglierti il canale migliore se Spotify, iTunes o altro. Instagram ci sono cose diverse, eccetera. Grazie, spero di averti dato un'esperienza piacevole, alla prossima, ciao!